Tieni. Le vacche hanno sete. Scusate, signori. Posso chiedervi dei soldi per la corriera? Piano, piano! State piano, carissimi! Questo deve arrivare in Germania! Ja, bitte! Zippo! Tu non vai andare a Germania per me! Che si fa? Che si fa? Questo scemo! Se ne doveva andare senza dire niente! A riposa, che domani dobbiamo andare a Malte. Non vedo, chi è, la zia o la tua fidanzata? No, è la mia mamma. La vuoi proprio bene, eh? Dove posso trovare un telefono? In paese. Da Don Pasquale. È l'unico che c'ha il telefono. Ma adesso sbrigati, che sennò babbo s'arrabbia. Scusi, ho un telefono. Devo chiamare mia madre. Carissimo, questi pensatori moderni, psicologi, psicoterapeuti, dicono che un uomo diventa uomo quando non si preoccupa più di deludere la propria mamma. Senti tu che fesserie che dicono. E si lasciano anche pagare. Io invece sono esattamente del tuo stesso parere. Non bisogna mai deludere la mamma. 100 lire se le vuoi telefonare. Ecco. Ho solo questi. Va bene, basteranno. Beh, andiamo. Vieni. Ecco, vedi, telefoni lì. Pronto, signorina, mi può passare il numero 63 85 71? Sì, un attimo. Sì, grazie. Qui Clinica Villa Gioia. Pronto, sì, sono il figlio di Grazia Dragone. Posso parlare con mia madre? Un attimo. Oh, mamma? Mamma, ma come faccio a raggiungerti? Mamma? Ma tu sei il figlio di Grazia. Io non conosco tua mamma. Non sta bene. E tu perché sei qui e non ne fai un po' di compagnia? Mio padre dice che è meglio che non la vedo. Mi ha mandato qui dal fratello di mia madre. Carisma Dragone, lo conosce? E qui ci conosciamo tutti. Sai quella cripta che sta sotto la masseria di tuo zio? No, veramente no, mi dispiace. È lì che io ho promesso di diventare sacerdote, guardando quei bellissimi affreschi. C'è un modo per arrivare a Roma da qui? Tu fammi entrare nella cripta e io ti aiuterò a tornare da tua madre. Molto bello questo. Sì, anche la stoffa. Sì, questo è molto particolare come abito. Luigia! Marina! Che ne dite? No. Vi faccio vedere. Qui basta fare un fiocchetto molto particolare e lo rendiamo grazioso.
Carissimo, sai perché la confessione è il sacramento più importante? Perché tutti deludiamo noi e gli altri. Eppure tutti abbiamo bisogno di andare a dormire la sera. E tu dimmi, da quanto tempo non ti confessi? Prete, guardi, se lei vuole commettere atti impuri con me, non sono proprio il tipo. Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Ma cosa pensi che mi possa interessare di te? Io voglio solo la bellezza, quella vera. La bellezza è per sempre, carissimo. Ma un biglietto per Roma? Certo, però sai come si dice? Una mano lava l'altra. Zio, ma tu no? Lo conosci Don Pasquale? Come alle mutande mie, zio. E com'è che lo conosci? E qua ci conosciamo tutti. Sì, sì, questo lo so già. Lui faceva lezione a tua madre, vero? Un latine. Ma come fu e come non fu, nonostante che era più grande assai lui di tua madre, uscì pazzo che la voleva. C'erano altre persone che volevano mia madre oltre mio padre. Un prete, poi. Che schifo. Sì, zio. Ma allora non era prete. Anzi, prese i voti proprio perché tua madre non lo voleva a lui. Volevo diventare puro. Così diceva. Insomma, usci storico tutto in una volta. Quelli preti sono una brutta razza, prete, una brutta razza. Quello con la scusa e la purezza. Si frega il cervello. Zio, ma tu no? Sei comunista? Ma più che altro in buco. Ma che hai paura? No. Lo sai che la nostra masseria è anche i vigneti, le terre, i pascoli. È nato tutto intorno a questo posto. Il bisnonno l'aveva comprato dai frati. Aveva conosciuto la moglie qua. Per caso, di notte, durante un temporale, si erano riparati tutti e due in questo posto. Che ho qualcosa tra i capelli. Ti agita? Un po'. E perché? Ho paura di deluderti. Ma quanti pensieri ti fai, eh? In campagna ci abbiamo tanto da lavorare, non ci abbiamo tempo per pensare. Pronto? Capito. D'accordo?
Parlano milioni. Ma anche questi li mandiamo in Germania. E tu che cacchio ci fai qui? Dai, avanti, torna con le altre. Ti sei persa? Di quello prendete solo la testa. Cambiato idea. No, no, dico sul serio, guarda, si chiude il biglietto. Un attimo, ecco il biglietto. Ma lei mi viene a chiare. Tu mi hai deluso come tua madre. Ragazzino, adesso vattene, vattene! Anch'io ho perduto mia madre quando era ancora giovane. Tua madre è morta. Non è vero. Ma è vero, mi hanno telefonato. Mi stai imbrogliando, non è vero. Ma è vero, mi stai imbrogliando. Ci dobbiamo andare, si saranno svegliati tutti. No. Noi ce ne andiamo, state buoni. Andiamo via, via. Bravissimo, lo sai? Ci hai salvato tutti quanti, Antonio. Ammazza che botta. Ho capito la botta. Antonio mio, noi stiamo parlando con te. Sei diventato un uomo ormai, forte e coraggioso. Antò, per ringraziarti ti abbiamo portato una persona che ti vuole parlare. Solo un minuto, signore. E niente, ti volevo solo salutare. Mamma, quando torni? No, e come faccio, Anton? È vero quello che ti ha detto Don Pasquale? Sai, anche le mamme qualche volta deludono i figli, ma tanto te la sai cavare anche da solo, non è vero? Grazie, ce ne dobbiamo andare. Sta arrivando qualcuno. Ma? Ma? Va bene anche se non mi dici niente. Vieni a Roma con me. Solo per qualche giorno. Perché? Tu dimmi di sì.
secondo voi, no? Ma questi due finiscono per... Per piacere un po' di contegno, eh? Sono cugini! Ma sono ragazzi, sono sbagliucci. Zitti, non vi voglio nemmeno sentire parlare. Se continuate, lo dico a mio padre. Gesù, però pure tu, sempre il secchione vuoi fare. Basta!